miliardi. Ed è per questo che ogni giorno non è come gli altri. Mi puoi trovare tra i bastardi o dentro un party. Mi domandi cosa fare, come comportarti. Se vuoi un consiglio, prima cosa attento a come parli. Puoi trovarti all'improvviso in un pasticcio. Questo si chiama vivere, non è una fiction. C'è chi ti chiede qualche spiccio, ma a casa c'è il decoro, tutto in oro massiccio. E sono un altro impiccio, dal posto al direttore. Il male sta rinchiuso in una 24 ore. E intanto c'è chi muove i fili, c'è chi spaccia chili, c'è chi fa la guerra in strada e spara tra i civili. Se conosci tutto questo allora sai come vivi. Io spesso mi chiedo ancora chi sono i buoni e i cattivi. Ormai tutto dipende da chi compra e chi vende. Ed ogni giorno si consumano troppi chili. C'è chi allunga e chi stende, c'è chi non si riprende. Non ha forza perché ha perso troppi chili. E per la strada vedo troppi sbirri. E per tornare devo sempre fare troppi giri. Quindi la mia gente ci provincia tiene gli occhi bene aperti per le strade, perché addosso troppi chili. Questo non è un racconto alla Carlitos Way. Direi ci sono più banditi come Jesse James. Dove chiunque non rispetta certe regole avrei regalo una busta con un proiettile. Sei certo che la speranza è l'ultima a morire. Se speri di salvare il mondo sarai tu a morire. Sputiamo rime per provare a cambiare il destino. Siamo bastardi senza gloria come Tarantino. Io sono il primo che sa dove sbagliamo e si sa. La nostra storia ci ricorda sempre chi siamo. Ma se nessuno ha più rispetto per l'essere umano, fanculo al mondo come dice Tony Soprano. Siamo b-boys messi dietro un checkpoint come freelance. Raccontiamo ciò che tu non puoi sapere tra le pagine del tuo giornale. Ti diamo cronache, pop illegali, liriche interurbane. Ormai tutto dipende da chi compra e chi vende. Ed ogni giorno si consumano troppi chili. C'è chi allunga e chi stende, c'è chi non si riprende. Non ha forza perché ha perso troppi chili. E per la strada vedo troppi sbirri. E per tornare devo sempre fare troppi giri. Quindi la mia gente ci provincia tiene gli occhi bene aperti per le strade, perché addosso troppi chili. Presta bene attenzione per fare distinzione tra chi parla fanfare e chi parla per autenticità. Questa rivelazione adesso chiarirà tutti quei dubbi in cui non trovi spiegazione. Uno, c'è chi riesce a muovere soltanto la lingua, mentre chi fa brutto a muovere troppi chili. Ed è per questo che è importante che tu contraddistingua chi ha le palle per spostarli da chi non ce l'ha. Due, non è sempre vero cosa si dice in giro. Corrono tante voci, voce di infami invidiosi. Non montarti la testa, se alzi la cresta saranno tanto gelosi. Vorranno farti la festa. Fissa l'obiettivo, ti farà sentire vivo. Il suo sogno si realizzerà. Sempre consapevole che scriverai tu la tua storia. Non è il destino che l'ha scritta già. Ormai tutto dipende